Buongiorno gente, sono Larus e con qui su Europa Universalis 4 con i nostri inglesi, con i nostri brancazzi che oltretutto abbiamo scoperto che dall'ultima puntata sono anche di origini importanti. È uscito un evento che erano di origini... avevano origini da Giulio Cesare. Cose particolari. Una cosa però che non ci va tanto bene attualmente è la tecnologia. Infatti se guardiamo la mappa tecnologica... siamo abbastanza indietro, un po' tutta l'Europa è indietro, ci sono un po' di guerre, quindi probabilmente anche questo. Gli unici stati che riescono a stare avanti con la tecnologia sono la Borgogna, l'Alta Borgogna, Brunswick, Würzburg, cioè questi staterelli in Germania, e anche l'Irlanda se la cava abbastanza bene. Invece noi siamo molto indietro, assieme anche alla Francia, che è però poco più avanti di noi. Siamo messi molto molto male. E oltretutto abbiamo anche stabilità molto bassa. Abbiamo dovuto spendere praticamente quasi tutti i nostri punti per rimettere a posto la stabilità. Il protestantesimo si sta diffondendo e con quello molto probabilmente io entrerò come religione principale nel protestantesimo. Però non attualmente, prima voglio andare un po' più avanti, voglio stabilizzarmi bene un po' attorno, conquistare definitivamente Gerusalemme e poi dopo combattere e vincere. A proposito, Gerusalemme, sto guardando qui, effettivamente è un regno che si può conquistare abbastanza in fretta, perché non ha come alleata la Svezia. La Svezia ha i suoi problemi con gli zeloti protestanti e oltretutto loro sono abbastanza così messi da parte, quindi posso conquistarli abbastanza in fretta. Tra poco prendo anche l'Irlanda, che la stavo tentando di annettere da un bel po', però finalmente adesso riuscirò a prenderla. Quindi mettiamo le nostre truppe in marcia. Iniziamo a aumentare un po' la manutenzione dell'esercito. Ah, oltretutto, sì, intanto tutti quanti tolgono, siete uno dei trigger del diritto di passaggio. Sì. Oltretutto, appena finisco di fare questa colonia a Guantanamo, voglio un attimo fermarmi nel colonizzare, perché effettivamente sto avendo un po' di problemi con i soldi. Voglio tenermi più soldi possibili e quindi colonizzare effettivamente è uno spreco di forze. Vediamo se possiamo prendere qualche re, perché io punti militari non li posso prendere. Prendo il mio re ed è Pierre Brancazzo, perché di stabilità se mi muore il re non ne voglio perdere. Abbiamo un casus belli? Già che non ho un casus belli. Prima devo fare un casus belli, prima di fare qualsiasi cosa. Ok, prendiamo un casus belli per Fif, che oltretutto è dei Plantageneti, il regno di Gerusalemme. Molto a caso, se si può dire. Ok, ora iniziamo a costruire un po' di templi in giro. E di nuovo riabbassiamo tutto quanto, perché attualmente non entro ancora in guerra, aspetto un po'. Tanto lo stato della chiesa sta conquistando un po' tutto, sta anche andando contro... sta anche andando contro l'Austria, però a quanto pare abbiamo anche un evento. Possiamo fare una società tollerante oppure distruggere gli eretici. Distruggiamo gli eretici. Sbucano a Derby. Derby dovrebbe essere qui. Possiamo già metterci in posizione. Paghiamo non troppo, ma quanto può bastare le truppe. E aspettiamo che le nostre truppe siano in posizione. Poi dopo farò scattare il trigger, che così ho un vantaggio. Abbiamo costruito una grande flotta. Una flotta maestosa, non so come volete chiamarla. E oltretutto, come nuova missione, direi di non fare nulla. Ah no, posso mettere conquista Fif. Così abbiamo subito un casus belli. E possiamo anche pagare direttamente, totalmente, le truppe. Ok, aspettiamo un attimo che arrivino tutti gli eretici. Il protestantesimo si diffonda a Cambria. Ah, protestantesimo. Non mi è mai mancato, Devo essere sincero, su Europa Universalis è abbastanza duro affrontarlo. A meno che fai qualche nazione italiana, che non lo scontri nemmeno il protestantesimo. Ok, combattiamo contro gli eretici per portare la pace.
E ora andiamo di nuovo a Lothian. Tutto dovrei anche fare nuove idee, però preferisco al momento stare un po' tranquillo, non andare troppo per troppo là con le idee. Voglio andare con la, come si chiama, con la tecnologia, appunto. E siamo avanti col tempo, con la diplomazia, anzi con le tecnologie diplomatiche siamo un po' troppo avanti. Tanto, prendiamo Fif, la Norvegia potrebbe seguirmi, ma io preferirei fare tutto da solo. Ora, uniamo le flotte. E chiunque tu sia, ora comandi la mia flotta reale, la flotta di Sua Maestà. E andiamo a fare quello che un inglese deve fare, ovvero dominare i mari. Che bello dominare i mari con gli inglesi. Ok, questa battaglia qui sta andando così così perché... Ah, abbiamo vinto. Bene, stava andando un po' così così, però ce l'abbiamo fatta. Inseguiamo i nemici. E dividiamo a metà e mandiamo una parte della flotta qui. E ok, abbiamo distrutto tutto l'esercito nemico. E spezzettiamo un po' le armate, no? Dico che possono rimanere un po' così. Ok, andiamo a bloccare tutti i porti. E in questa guerra qui cosa voglio fare? È abbastanza semplice, voglio vassallizzare la Scozia, appunto. Soggiogazione eretica. La soggiogazione con gli eretici non è andata tanto bene, perché invece di eradicare il problema li diventano sempre più duri. E direi di dare concessione, così aumento anche, diminuisco anche il costo delle tecnologie che effettivamente mi serve. Yorkshire si diffonde il protestantesimo. E continuiamo ad assediare un po' tutto. Abbiamo preso un prestito e non volevo prenderlo. Perché me l'hai preso? Aha. Ah già, sì, non avevo più soldi. Effettivamente sto spendendo un fracco di soldi. Abbassiamo al minimo la manutenzione dell'esercito, che intanto non dovrei combattere. E si è formata una nuova compagnia del monopolio. E facciamo un trattato a lungo termine, così prendiamo anche un po' di potere e anche un po' di potere commerciale. Ok, Aberdeen fa fatica ad arrendersi. Magari dovrei spostare il generale lì. E la Francia ha dichiarato guerra a Genova. E a Napoli ci sono disordini religiosi. Abbiamo vinto la sede di Fif. Tanto in Croazia ci sono dei ripretendenti. E la Francia si sta espandendo come un cancro, devo essere sincero. Non mi piace. Probabilmente saremo le più grandi potenze al mondo. E lo stato della Chiesa, che oltretutto è alleato con la Francia, non mi piace assolutamente. Ah, dovrei cercare qualche nuovo alleato. Vediamo un po' come procede la situazione. Io prima voglio unificare tutte le isole britanniche. E tra poco, anzi nel 23, 1523, annetteremo completamente anche l'Irlanda, il Ducato di Irlanda. Ok, abbiamo finito la sede delle isole dell'Ovest, scusate. E tutti vogliono avere un po' di diritto di passaggio. Io glielo concedo volentieri. E abbiamo preso 100%. Ora, caro mio, diventerai mio vassallo. Gerusalemme è mio vassallo. Molto bene, iniziamo un po' a aumentare l'influenza. Intanto, rendezvous della flotta a Northumberland. Ah no, tu sei la... Già che sei la mia flotta... Ehi, che ci fai?
fa una galea nella mia flotta. Via. Intanto la mia flotta, come si chiama? Flotta mercantile, a mercantilizzare in giro. E sì, qua c'è anche lì una piccola nave che controlla lo stretto da sola. Tu dove stai andando? Ah sì, Bordeaux. Continua ad andare a Bordeaux. Molto bene. Ora, la flotta di sua maestà come se la cava? Bene. E ci sono anche disordini religiosi a Gerusalemme, quindi probabilmente dovrò anche dare una mano al mio piccolo vassallo nel suo impiego. Oltretutto dovresti diventare protestante, perché vorrei la Scozia protestante più che altro che cattolica. Non tanto. Ah, dovrei ripagare un prestito, ripaghiamolo. Ci sono nazionalisti scozzesi, ci potete pensare voi ragazzi? Intanto dovrei anche pagare un po' i miei soldati, perché devono rientrare uomini nel mio esercito. Ok, ci sono i nostri uomini di mare che diventano sempre più cazzuti. Quindi aumenta la tradizione navale, ottimo. E adesso abbiamo una tradizione navale del 36. 36 più o meno, ecco. E possiamo aumentare definitivamente poi dopo la tradizione militare, cioè navale, quando possiamo cantare Britannia Rule the Waves, che è buona. Seahawks. Ok, intanto qui ci sono guerre tra la Moravia e la Boemia. La Svezia si trova con dei territori a caso. E Guantanamo è indipendente. Molto bene. Fermiamoci un attimo a colonizzare. Adesso vorrei un po' fare un po' di core. Tipo qua, in Scozia. Non sarebbe nemmeno troppo male. E Pierre Brancazzo col suo esercito lo mando a combattere i rivoltosi. Oh no 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 no. Già che non ti ho pagato abbastanza. Ok. Ora, continuiamo ad aspettare. Intanto abbiamo un prestigio altissimo. E da voi ci sono eretici ussiti. Mi sa che ti dovrò dare una mano, amico vassallo. Perché con gli ussiti non te la cavi tanto. Soprattutto se continui a mandare truppe a caso. Ok. Questi qua sono puritani. Oltretutto abbiamo anche un bonus diplomatico a combattere contro dei ribelli che attaccano il suo territorio. Quindi va anche bene, abbastanza. Ora siamo la 18ª nazione al mondo. Ed è un gran bene. E dovrei oltretutto aumentare le relazioni con Gerusalemme. Ai nobili vogliono vecchi diritti? Io dico no. Voglio un regno centralizzato, non decentralizzato. Anche se questo mi porterà tanta stabilità, giù. Ah, che brutto avere poca stabilità. Nuovo imperatore è Otto d'Austria. D'Austria è l'imperatore. Wow. E la Carinzia sì, la sta prendendo un po' da tutti. La Grecia è occupata dalla Serbia e Cipro c'è i suoi rivoluzionari assieme ai zeloti tengriti. Cose abbastanza strane. Comunque che mondo disadattato. Pieno di rivolte, di guerre. Povero mondo, cioè in questo mondo qui di sicuro la popolazione sarà dimezzata da tutte queste guerre, tutte queste rivolte. Poverini. Nuovo comandante. Bene, che possiamo poi dopo reclutare, però attualmente non voglio. Ah, oltretutto paghiamo un po' di meno per le nostre truppe. Ah, casus belli contro lo Stato della Chiesa, che sta facendo un embargo su di noi. Ah, Stato della Chiesa, non impari mai. Intanto, boostiamo la stabilità. Ci sono nazionalisti bretoni, stiamo scherzando. Cosa vogliono i bretoni? O i bretoni, non so come si dovrebbero chiamare.
Ah, protestanti un po' dappertutto. Andiamo a combattere di nuovo altri protestanti. Ormai è diventato il mio hobby, combattere protestanti. Può essere considerato una passione a tempo pieno. Abbiamo integrato l'Irlanda, molto bene. Ora l'Irlanda fa parte dell'Inghilterra. E adesso dobbiamo un attimo metterci a posto tutto quanto. Qui abbiamo delle truppe. Ok, mettiamole assieme. E fondiamo le due flotte. Ah. È scoppiata la riformazione protestante, che è un'altra branca, se vogliamo dire, del protestantesimo. In Prussia, credo. O a Brandeburgo, non mi ricordo bene. Credo sia a Brandeburgo. Qualche parte. Eccola qui, a Brandeburgo. I riformati che cosa hanno in più? Praticamente, i riformati, a differenza dei protestanti, a differenza dei cattolici, sono un po' più incentrati, a quanto ho capito, sul commercio. Tipo gli stati spesso delle Fiandre olandesi sono riformati. Però, tipo, gli sono diversi dai protestanti. I protestanti sono un po' più... Ho perso la battaglia dell'Oxfordshire. Ah. Comunque, spesso i protestanti sono un po' più guerriglieri, un po' più basati sulle tasse, sulla gestione amministrativa di uno stato. I cattolici sono più che altro quelli che riescono a convertire più in fretta, però allo stesso tempo sono anche quelli che hanno più sentimento religioso. Quindi se hai una nazione cattolica ti amerà un casino, però se non hai una nazione cattolica non è che ti amerà un casino allo stesso tempo. Devo dire, ho sempre fatto in quasi tutte le mie partite nazioni cattoliche. Non mi sono mai convertito al protestantesimo. E non so com'è tutta questa ebbrezza di essere protestanti. Almeno nel gioco, non so nella realtà. Boh. C'è ebbrezza nell'essere protestanti? Non lo so. Nell'essere valdesi sì. Ok. Ora, sbarchiamo con le truppe qui. E Aquitania, mi puoi dare un diritto di passaggio? Che me lo danno. Bravi. Ora andiamo a combattere. Prima che prendano. Ah, altri protestanti. Tanto qui come sta andando la battaglia, abbiamo vinto. Anche Lancashire. E a Castiglia ci offre un'alleanza. Ma io non è che voglio tanto un'alleanza con Castiglia. Oh, guarda la Francia! Oh mio Dio, si sta espandendo troppo. Voi castigliani siete così potenti? A me non sembra, effettivamente. No, attualmente no, non ancora. Vorrei vedere qual è proprio una nazione potente. Anzi, vediamo proprio nel... Le statistiche. In militare? Nelle armate? Chi ha l'esercito più grande? La Tartaria. Poi la Francia. Poi i Baridi, i Timuridi, i Mali. Inghilterra, Stato della Chiesa. Polonia! Mi piace abbastanza. Come va? Senti. Abbiamo lo stesso nemico, lo Stato della Chiesa. Io aumenterò le relazioni con te. E faremo un'alleanza. Vediamo un po' come se la cava la Polonia. La Polonia in tutte le partite che ho fatto non ha mai fatto un granché. I polacchi sono un po' polacchi, ecco. Però se fanno il Commonwealth in questa partita ovviamente non possono farlo. Perché non c'è la Lituania. Però quando fanno il Commonwealth sanno spaccare i culi. L'unico problema è che sono una nazione situata religiosamente in un posto abbastanza particolare. Questa qua è una situazione a parte, però di solito sono sempre circondati da cattolici, cioè quando i cattolici, protestanti, ortodossi, musulmani, spesso. Infatti sono sempre una nazione, diciamo, di confine, e spesso non se la cavano mai tanto bene. Nazionalista del Munster. Tanto abbiamo preso la nuova provincia Cor.
E ora dovrei anche fare alla bird nelle terre basche. Ok. Molto bene. Intanto Brabante chiede diritto di passaggio, glielo concedo molto volentieri. Non ci sono nessuno, c'è nessun problema. Intanto qui ci sono un po' di barchette che preferisco unire per poi dopo andare a controllare bordo. Ok. Ci sono dei membri del governo che sono molto preoccupati per le riforme che il nostro Ame sta facendo. Possiamo decidere di accettare le richieste oppure ignorarle. Siccome io ho tanta stabilità, direi, cioè tanto prestigio, direi, ignoriamole. Faccio più o meno Renzi style. Intanto qui c'ho anche delle caracche a caso. Ok. Bene, sorvegliate i mari, voi. Tanto qui ci sono gli olandesi e i francesi che stanno facendo una grande battaglia navale. I francesi sono in guerra contro chi? Due guerre, contro Brabante e Olanda. Oh mio Dio, i francesi stanno conquistando il mondo. Però noi inglesi ce la stiamo cavando, va. Stiamo unificando l'Inghilterra e la Britannia, anzi. Prima del tempo dovuto, credo che la Gran Bretagna si è formata ai primi 700, credo durante la guerra di successione spagnola, più o meno. Mi ricordo che hanno iniziato come Inghilterra, poi dopo hanno finito come Regno Unito, qualcosa del genere. Non mi ricordo tanto. Tanto, qui l'idea di esplorazione aumentiamo perché intanto noi siamo molto avanti con le idee diplomatiche, 7 anni, quindi possiamo anche permetterci di andare avanti con idee diplomatiche. E oltretutto aspettiamo ancora un po'. Continuiamo a vedere come cambia il mondo. Europa Universalis, il miglior simulatore di cartina geografica del mondo. E intanto in Gerusalemme è finito il disordine religioso. Ci sono delle dispute di successione un po' dappertutto. In particolare, oh mio Dio, in troppi stati. Quello che mi stupisce di più è l'Österreich. Anzi no, non mi stupisce. Già è vero che non è l'Austria, l'Österreich. Qua c'è Austria e Österreich. Oh mio Dio. Confuso. Confusione dappertutto. Ora, che cavolo ci fa la Lania? Dell'Uzbekistan. Ah, gli Uzbeki sono qui. Tanto, rivoltosi dove? Oh, basta. Ah, ciao Francia, che ci fai qui a Gascogna? Ora, vediamo se riusciamo a fare una cosa molto rischiosa, però se ci viene bene. Praticamente io voglio far sbarcare unità lì, siccome non riesco a passare dalla Francia. E far arrivare subito rinforzi. Molto rischioso. Io ho perso tutti gli uomini che sono qui. Perfetto. Ottimo. Ora, come la mettiamo? Posso passare di... No, potevo passare dall'Aquitania al regno. Dannazione. Oddio. Dobbiamo fare nuove truppe. Tanto voi venite qui, che vi faccio sbarcare in Francia. Volte perdo gli uomini in maniere troppo stupide. Ok, sbarcati qui in Cornovo. No, come si chiama? Bretagna. Andiamo qui e chiediamo diritto di passaggio, anche se non abbiamo diplomatici. Prendiamo
quello a Gerusalemme. Credo che può andare quello di Gerusalemme. Anzi, quando posso annettere il vassallo? Tra 5 anni, quindi è meglio che prendiamo questo qua dai polacchi. Chiediamo un diritto di passaggio. Molto bene, ora andiamo a fare il culo ai protestanti. Ok, facciamo altre unità. La Norvegia chiede un matrimonio, molto bene. Intanto con la Polonia possiamo fare un matrimonio, non ancora. Che altro per la distanza? Allora continuiamo a aumentare le relazioni. Tanto protestante. Ah, riformazione a finestre. Ah. Il mio erede è morto, Pierre. Oddio, se mi Oddio. Ci sono un po' di problemi. Intanto in branchezza sono in Norvegia? No, sono in Thornberg. Ci sono un po' di problemi. Se il mio re muore senza eredi, probabilmente, anche se non credo, probabilmente finirò in una guerra delle due rose. E non va tanto bene. Io direi no, non accetto le vostre richieste. Tanto aumentiamo sempre tutto quanto. E ora possiamo fare la fanteria Galhok. Glaglogliang. Galloglag. Non so che tipo di fanteria sia. Se qualcuno lo sa, lo scriva. Facciamo conoscenza comune. E così stiamo andando avanti, pian piano. Tanto matrimonio non vuoi ancora? Ok, faccio sempre nuove truppe che ci servono. E Gerusalemme, le nostre relazioni stanno andando molto bene. Sono anche hanno anche un matrimonio con la Svezia. Ah. Tanto qui ci sono dei zeloti protestanti. Comunque, il mio piano era, appena riesco a stabilizzare un po' il regno, passo alla riforma protestante e lì me la spasserò, perché mi piace troppo. Vorrei essere protestante, oltretutto, perché dai dei bonus non indifferenti. L'unica cosa, devo recuperare un po' con... Tanto richiamiamo tutti i diplomatici. Più che altro con la riforma protestante te la spassi perché hai subito prendi tantissimo oro, perché confischi i beni dalla chiesa. E oltretutto stavo al Concilio di Avignone. Dovrebbe essere tipo il Concilio di Trento, qua mi sono dimenticato di pagare le truppe e sono un geniaccio sempre, io, che non pago le truppe. Le mando in battaglia senza soldi. Tanto vicino a casa mia sta succedendo qualcosa di brutto. Non so, sento i rumori. Zeloti cattolici. Ma voi siete protestanti? Ah, siete passati al protestantesimo. Io non mi stupirei se potesse capitare qualche guerra dei 30 anni, eh. Ci sono tutte le carte in tavola per far sbucare fuori una nuova guerra. Alcuni nobili sono preoccupati e mi hanno fatto calare la stabilità con la loro preoccupazione. Molto bene. Ora.
L'inflazione sta andando normale, non sta succedendo nulla. E dovrei fare nuovi edifici, tipo una Lothian. Potrei investire in nuove idee. Effettivamente posso, allora lo faccio. Abbiamo anche oltretutto aumentato le tasse nazionali perché abbiamo sbloccato la seconda idea nazionale inglese, che è The Eltham Ordinance. E praticamente. Praticamente aumenta le tasse. Non so storicamente che cosa sia, però. Boh. Tanto lasciamo fare che i preti facciano pure la loro eresia. Non è un grandissimo problema per me. Facciano pure quello che vogliono. Così probabilmente si diffonde più rapidamente il protestantesimo. Ah, hanno tradotto la Bibbia. Faccio che bruciarla oppure lasciare così com'è? Io direi lasciare così com'è, che così pian piano le province diventano protestanti. L'Inghilterra diventa una patria protestante. La Francia ci odierà per questo, perché loro sono cattolici convinti. E infatti vediamo un po' che fare sotto questo punto di vista. Però i francesi sono francesi, su Europa Universalis ti danno troppi problemi, oltretutto loro sono il controllore papale. E non va tanto, tanto bene, qui ci sono ribelli di Gerusalemme, tanto qui lo Stato della Chiesa se la cavicchia. E anche Malta, lo Stato della Chiesa, che carini. I Baharisi, cosa stanno facendo? Nulla. I ciprioti. Ah, che bello. Disordine religioso in Francia. Quanto mi piace. Tanto Venezia è un po' qui, tranquilla, se la cava. Intanto cosa ci fa la Prussia? Che è sotto unione con la Bavaria. Ah, beh, Bavaria. Se sei sotto unione con la Russia si è messa molto bene. Allora la Bavaria forse potrebbe essere anche un alleato. Hanno anche la Livonia. Molto bene. Sì, senza dubbio potete diventare ottimi alleati. Però la Polonia mi piace un po' di più. Non lo so, vediamo come si evolve la situazione. La Polonia al momento è molto più potente. Solo che. Ah, bracciare la controriforma. No, io non abbraccio la controriforma. Preferisco stare così. Non giro le spalle al concilio di Avignone, quindi vado per la mia strada, anche se lo Stato della Chiesa è sempre più potente. Ed è abbastanza particolare. Di solito questo qua è il periodo in cui lo Stato della Chiesa diventa più debole, invece sta diventando più potente. Quindi c'è anche probabilità che la riforma protestante venga completamente sedata. Non mi stupirei. E dovrebbe essere anche molto interessante. Intanto, accesso militare da Würzburg io accetto volentieri. E vediamo un po' come si evolve la situazione. Tanto, diritto di passaggio, certo che ve lo accetto da voi. E ok, possiamo fare sempre un po' più di edifici che ci danno tasse. Qua ci sono patrioti cosmopolitani nell'Olanda. Intanto nelle Fiandre come se la stanno cavando? Sono alleati con la Francia. Vabbè, loro sono in una buona posizione, dai. E sono oltretutto anche protestanti. Strano, perché la Francia, quanto ho capito, è una nazione che ha abbracciato la Controriforma. Intanto qui che guerra state facendo? Ah. Holstein-Brunswick Punitive War.
Intanto diamo supporto ai nostri mercanti. Dovrei anche ripagare qualche debito io. Ah, protestantesimo del Gwynedd. Ok, qua. Voi che siete di questa zona qui, protestanti, perché continuate a rivoltarvi? Ci state dando troppi problemi. Ah. Tanto, casa di commercio. Oddio. Lo tirate nel Munster? Dove sono? Dov'è il Munster? Aspetta. Io non li ho visti. Quindi, se non li ho visti, non è successo. Ok, Brandeburgo, diritto di passaggio. Certo, io accetto. Consiglio sempre di accettare i diritti di passaggio, almeno quasi sempre, a meno che per ragioni tattiche. Perché effettivamente fa bene. Le nazioni ti vogliono più bene. Vieni più amato. Stai meglio. Respiri aria buona. Tutte queste cose. Ok, qua abbiamo vinto e direi di lasciare i di guardia qui dei soldati. Con i soldati che così stanno lì fermi e controllano un po' come procede la situazione. Intanto la Francia in guerra continua ad essere in guerra. Ho paura un po' della Francia io, sarò sincero con voi. Ho paura. Ah, e c'è un Granada che è cattolica. Però la dinastia è musulmana e hanno tecnologia musulmana e molto particolare, così devo dire. Qua ci sono dei paesani francesi. Andiamo a combattere contro questi altri ribelli. Tanto ho già pagato il debito che devo pagare. No, lo pago adesso e facciamo altre unità prima di andare a combattere contro i ribelli. Lo Stato della Chiesa che aiuta la Francia con i ribelli. Lo Stato della Chiesa devo dire che è veramente un figo in questa partita. Se la sta cavando. E qui l'Austria che sta attaccando Cipro. Cavolo, con tutte le aspettative che avevo fatto a Cipro, adesso me l'attaccano. Mi dispiace. Oh, grazie Gerusalemme. Grazie mille. Iniziamo a mettere il vassallo, così dopo potremo formare il Regno Unito. E sarà molto più figo, perché il Regno Unito ha tutte le sue colorazioni particolari. E direi anche pian piano di convertire i nazionalisti irlandesi, che però più avanti nel gioco mi daranno troppi problemi. E quindi dobbiamo fare sempre abbastanza attenzione a tutto in questa partita. Ci sono ribelli che possono sbucare, che possono combattere, che non amano tanto il proprio regnante. Intanto l'Ungheria sta invadendo la Croazia e se la sta anche cavando. Dato che c'è anche la religione tengriista con la Tartaria, che hanno tecnologie cinesi. Oh, Erard, nuovo erede al trono, che ha 5 di diplomazia, molto buono. Tanto quello della Tartaria. Fatemi vedere un attimo che bonus dà il tengriismo. Ah, meno stabilità e più chance di avere nuovo erede. Ah, mica male, effettivamente. Mica male. Tanto qui ci sono dei paesani di Gerusalemme e zeloti protestanti qui. Ah, li ho beccati. Ok, un santo fa un miracolo e noi accettiamo e prendiamo un po' di prestigio. Tanto ci stiamo un po' ristabilendo con la tecnologia, anche se dobbiamo per forza avanzare rapidamente, perché sennò abbiamo troppi problemi. Tanto le nostre colonie qui se la cavicchiano, fanno
Niente, tranquille, se la prendono con calma. Niente di che, niente di faticoso per loro. Ok, la qualità delle nostre truppe è impressionante, molto bene. E comunque, gente, credo che per questa puntata sia tutto. Votate e commentate in questo mondo particolare, protestante, riformato, pieno di rivolte e di guerre. Chi la scamperà? Non lo so. Comunque, spero di sopravvivere. Ci sentiamo alla prossima, gente. Da Laros è tutto. Ciao!